Allora, Mafia Capitale, noi non ce la dobbiamo dimenticare, perché se siamo qui è perché sino ad oggi chi era in politica ha distrutto tutto, si è mangiato il passato, il presente, ci ha rubato la speranza del futuro. E allora non ce la dimentichiamo Mafia Capitale, non ci dimentichiamo lo scempio che hanno fatto, non ci dimentichiamo mai neanche dell'accoppiata Alemanno Meloni, non ce li dobbiamo dimenticare, c'erano gli assessori della Meloni nella giunta Alemanno. E Ama, il CDA di Ama, si riuniva nella sede del PDL e Parentopoli è loro. Allora che loro oggi si presentino con le loro facce a dire faremo, rinnoveremo, la mobilità, i rifiuti, ci hanno campato Cerroni con i rifiuti, oggi vogliono riformare, e prima che hanno fatto? Ma dove stavano? Giachetti dov'era quando si mangiavano la città? Dov'era? Ah, era solo capo del gabinetto. Allora, noi insieme a voi abbiamo scritto un programma pieno di soluzioni per far ripartire la città, e io ho provato in tutte le trasmissioni in cui sono andata, ho provato a raccontare com'è il nostro programma. Certo, poi mi chiedevano come mai oggi ti sei pettinata i capelli così, come mai hai messo queste scarpe, perché questo è il grado di interesse che avevano, però il programma noi ce l'abbiamo, ricordiamolo che voi avete votato le tre priorità per Roma, che sono la mobilità, la trasparenza e la legalità e lo stop agli sprechi e il decoro e la gestione dei rifiuti. Che cosa chiediamo noi? Sulla mobilità non chiediamo la luna, chiediamo di tornare, di far tornare Roma una città del mondo, una città che sia vivibile. Una città dove non sia impossibile prendere l'autobus. Vogliamo disegnare tante corsie preferenziali. Non è una cosa dell'altro mondo, ce l'hanno tutte le città. Noi ne abbiamo poche. Corsie preferenziali e semafori intelligenti. Che cosa c'è di male nel voler dire che gli autobus per noi devono essere tanti, devono arrivare in tutta la città, devono arrivare soprattutto nelle periferie, che quando sono ancora senza servizi pubblici sono ancora più lontane dal centro? Che male c'è a dire questo? Che male c'è a farlo? Nulla, non l'hanno mai fatto, anzi, sempre per la famosa razionalizzazione i servizi di trasporto pubblico l'hanno tagliati, perché ovviamente servivano i soldi. E allora noi che cosa chiediamo? Beh, tagliamo gli sprechi in ATAC, consulenze, appalti esterni, evasione da biglietto, biglietti non pagati. Ma che ci vuole? Biglietti falsi, c'è un'indagine in procura sui biglietti falsi, che fine avrà fatto? Chi li stampa i biglietti? Chi ha interesse a che si stampino miliardi o chissà quanti biglietti falsi, se non per guadagnarci sopra? Adesso ATAC la stanno distruggendo, l'hanno distrutta piano piano, parlano di licenziare se sarà necessario, loro che non hanno mai lavorato un giorno in vita loro, stanno solo in Parlamento a prendere uno stipendio da favola e giocano a fare i candidati sindaco, peraltro, con quello stipendio che noi gli paghiamo. Hanno distrutto ATAC e adesso la vogliono svendere ai privati. Allora no, noi abbiamo un piano per ATAC. Per ATAC, per AMA, ma per ATAC in particolare. La legge dice che nel 2019 il servizio di trasporto pubblico dovrà andare a gara. Questo dice la legge. Allora noi diciamo un'altra cosa. Facciamo che se non riusciamo a cambiare la legge, facciamo che a quella gara ATAC ci arrivi sana, efficiente e competitiva, perché quella gara ATAC deve essere in condizione di poterla vincere da azienda pubblica. E poi parliamo di piste ciclabili, ce l'hanno in tutto il mondo, in tutta Europa, una rete di piste e corsie ciclabili, questo chiediamo. Non è una cosa dell'altro mondo, è una cosa normale. Ci sono tante persone che vogliono prendere la bicicletta per andare al lavoro o per spostarsi. Perché devono farlo rischiando la vita? Lo possiamo fare. Sono gli stessi ciclisti che ci comunicano quali sono i percorsi che frequentano di più.
basta semplicemente ascoltare e provare a disegnare. Questo vogliamo fare. E bike sharing, car sharing comunale a flusso libero, soprattutto nelle periferie. E poi vogliamo ridisegnare gli orari e le modalità della logistica, carico-scarico merci. Perché nelle altre città del mondo questi orari non si sovrappongono a quelli di entrata e uscita dalle scuole o dal lavoro? Sono tutti matti, o forse siamo matti noi? E poi ho parlato di un'idea. Attenzione, un'idea, le funivie, ce le ricordiamo? Sono stata attaccata quando poi peraltro le funivie l'hanno pure proposte loro, diciamolo, ma siccome lo propongo io, sia mai. Che cos'è questo progetto che peraltro esiste in tutto il mondo? A Berlino apre il prossimo anno, Londra ce l'ha, Barcellona ce l'ha, Medellin, Rio, ce l'hanno tutte le più grandi città. Perché? Perché hanno capito che il futuro è quello di costruire verso l'alto, non verso il basso. Allora, noi abbiamo un gruppo di cittadini, questo deve fare il Movimento 5 Stelle, deve ascoltare. Abbiamo un gruppo di cittadini, un comitato di quartiere che nasce a Casalotti, una periferia romana che è collegata al centro. C'è una persona che si è sentita male? Aprite un attimo, fate passare. La persona è più o meno sotto all'obelisco davanti al palco. Aprite un po' la folla, per favore. Grazie. Grazie. Tutto a posto. Grazie. Grazie. Adesso con una funivia. Tutto bene? Ok, grazie. E allora parlavamo di funivie, tutto il mondo ce l'ha. E questo comitato di quartiere che cosa ha fatto? Ha capito che l'unico modo per superare la via Boccea, che è stretta, non è la metropolitana, perché è satura la metro A, non può arrivare fino lì. Non è il tram, non sono le corsie preferenziali, non c'è spazio. Ha ipotizzato di raggiungere il centro di Roma, il centro no, diciamo la metro A Battistini oppure la fermata FM3 Gemelli, ha ipotizzato una funivia, ha iniziato a fare degli studi, ha contattato le ditte, ha contattato degli ingegneri, dei professori all'università che questo studiano. E cosa dovrebbe fare una buona amministrazione? Ascoltare e studiare, e ci prendono in giro mentre tutto il mondo, le funivie, già le ha, tutto il resto del mondo capisce quali sono i bisogni dei cittadini e prova a metterli in atto. Quindi è questo quello che io dico, ascoltiamo. E per quanto riguarda la legalità, la trasparenza, beh signori, dopo Mafia Capitale non si può non parlare di trasparenza, perché quello che è accaduto perché nessuno controllava e perché lì dentro facevano i loro porci comodi. E ce lo ricordiamo, lo scandalo dei campi rom, lo scandalo dell'accoglienza. Buzzi, ricordatelo sempre, diceva che con gli immigrati si fanno più soldi che con la droga. Con le persone si fanno più soldi che con la droga. Oh, sono persone. Questo è il loro modo di gestire i problemi. Capire dove c'è il guadagno e spartirsi la torta. Allora forse serve una gestione diversa, una gestione nella quale quando si parla di appalti si inizia a capire, ci si legge la legge innanzitutto, perché forse loro la legge, il codice degli appalti non se lo sono mai letto. Adesso peraltro l'hanno modificato e analizzeremo poi che modifiche che hanno fatto.